Vi avviso che la parabola di oggi è per stomaci forti, perché ultimamente, già domenica scorsa, ricordate, abbiamo avuto a che fare con alcuni temi molto importanti, quelli dell'amministratore disonesto che ci dice: ma tu per cosa stai investendo nella tua vita? E oggi troviamo una delle parabole più forti, più acide del Vangelo di Luca, quella di Lazzaro e del mendicante e del ricco. Una volta si diceva il ricco e pulone. E pulone, ci ho messo un po' a capirlo, è semplicemente qualcosa che contraddistingue, vuol dire colui che è banchetta, colui che esagera, colui che è un festaiolo. Ed è una parabola difficile perché bisogna prenderla dal lato giusto, bisogna stare attenti ad accoglierla per quello che Gesù veramente vuole dire. Semplicemente ci sono due protagonisti, il ricco e pulone e Lazzaro. E ricco e pulone è interessante, perché di lui si dice che è ricco, che banchetta lautamente tutti i giorni, banchetta e che veste di porpora e di bisso, banchetta lautamente tutti i giorni in un luogo, in una condizione in cui la gente raramente si saziava, raramente riusciva a raggiungere un senso di sazietà. Sì, si riusciva a fare soltanto nei giorni di festa, un po' come una volta, parlo di un secolo fa, anche da noi in Italia c'erano i grandi giorni, la festa patronale, Natale, Pasqua, in cui anche le persone povere, se potevano, si riempivano, si toglievano la sazietà, esageravano, perché era l'unico modo di accumulare, era veramente festa. Interessante perché lui lo fa tutti i giorni, cioè è lui il metro della festa, è lui che stabilisce che tutti i giorni si può esagerare, è lui che tiene in mano il tempo. È interessante perché il racconto di Luca, Gesù non ci dice se questo fosse una brutta persona, affatto, si dice solo che è maestro di se stesso ed è incredibilmente ricco, veste di porpora e di bisso. Sapete, la porpora è un tessuto che veniva in Egitto colorato con delle tecniche particolari, con dei molluschi. Il costo era stratosferico, era qualcosa di incredibile. Ebbene, questo uomo ricco mangia lautamente tutti i giorni e si veste di porpora e di bisso. Di lui non abbiamo nessun'altra annotazione, non si dice se fosse un credente o meno, se fosse un benefattore o meno, magari era un mecenate, non si dice nemmeno se quella ricchezza l'avesse acquisita correttamente oppure attraverso degli inganni, niente di più. Contrapposto a lui, Lazzaro. Tra l'altro è interessante perché è l'unico protagonista di una parabola in tutto il Vangelo che ha un nome, Lazzaro, Eleazar, Dio salva. Lazzaro è un mendicante. Luca dice che usa un verbo per indicare era gettato alla porta della casa del ricco, come una cosa, come abbandonato. I cani vengono a leccare le sue ferite e lui non ha neanche la forza di cacciarli via. Voleva cibarsi, dice Gesù nel Vangelo di Luca, delle briciole che cadevano dal tavolo del ricco. Bisogna capirla questa cosa. Allora non si usavano le posate. Allora, per pulirsi le mani si usava la mollica del pane, diremmo noi oggi, che poi si buttava sotto il tavolo e, ricordate la parabola della donna sirofenicia o cananea che dir si voglia, i cagnolini venivano a mangiare. Ecco, lui avrebbe voluto mangiare anche quella roba lì, pensate che schifo, della mollica di pane che era servita per pulire le dita del ricco. Talmente aveva fame, ma non ha neanche il coraggio di dire nulla. La sua voce è un silenzio assordante. Ecco la scena, il ricco vestito di porpora e bisso che mangia e fa della propria scelta una festa, e invece il povero che non ha nemmeno la forza e il coraggio di chiedere aiuto e di elemosinare. Arriva sorella morte, a livella, diceva Totò, entrambi muoiono. Ed è interessante perché per il povero Lazzaro non si parla di funerale, nulla, direttamente, dice Gesù, va nel seno di Abramo, in una botta sola scala tutte le gerarchie secondo quello che era il modo di ragionare dell'ebraismo, lo Sheol. Tutto quello che tu potevi sperare era
là dove il regno dei morti, riuscire, come dire, ad avere un po' di attenzione dai patriarchi. Lui viene abbracciato, è bellissimo come scena, addirittura da Abramo, il padre di tutti i credenti. E sorella morte va a bussare anche dal nostro amico senza nome, il ricco, potremmo dire indifferente. E lui si ritrova invece sempre nello Sheol ci si vede, secondo quella che era la visione del tempo, e vede Lazzaro, pare riconoscerlo, quindi vuol dire che in qualche modo lo aveva notato alle porte di casa sua, abbracciato. E allora fa una richiesta a padre Abramo, non a Lazzaro. Gli chiede diverse cose, una goccia d'acqua, e quando si dice no, guarda, non è possibile, allora dice almeno manda qualcuno ad avvisare i miei fratelli che non facciano questa fine, e Abramo, sconsolato, dice non è possibile. Ecco, davanti a questo rifiuto restiamo un po' stupiti, non riusciamo a capire dove Gesù voglia andare a parare. Non è troppo duro? Abramo non avrebbe potuto, visto che Gesù parla di misericordia, fare qualcosa? Perché si rifiuta? E soprattutto, qual è la morale della parabola? Che essere ricchi è una brutta cosa? No, affatto. Magari Lazzaro era finito lì perché si era rovinato col gioco, invece il ricco Epulone era tale ed era un grande benefattore, un grande mecenate, uno che faceva una grande offerta tutti gli anni alla Caritas, o cose del genere. No, non è questo, perché nella Bibbia si è molto meno moralisti di noi, si dice che già qui c'è la retribuzione. No, e nemmeno è l'indifferenza di Abramo, cosa? Il cuore della parabola è nell'indifferenza, l'indifferenza che il ricco non ha realizzato il fatto, che ha portato il ricco a non vedere che alla porta di casa sua c'era un povero Lazzaro che moriva di fame. È proprio difficile questa parabola, perché non è in alcun modo prendere scorciatoie che noi forse suggeriremmo, no? Dire, guarda, essere ricchi è una cosa brutta, sporca, cattiva, oppure poverino questo tale. Il problema è l'indifferenza. Esiste quasi sempre una parola, un termine, un'idea all'interno della parabola che spiega tutto il resto. In questo caso la parola è abisso. Quando Abramo, quasi sconsolato, quasi dispiaciuto, dice: guarda, non si sa che fare, io non posso far nulla. Io vorrei venirti ad aiutare, io vorrei in qualche modo darti da bere, ma non posso, perché fra noi e voi c'è un abisso. E nemmeno Abramo riesce a scavalcare questo abisso. Cos'è questa storia? È l'abisso dell'indifferenza che giorno per giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, il ricco, che magari era una brava persona, ha scavato, non lo riguardava quel poveraccio che pure riconosce, quindi vuol dire che si è accorto, quel poveraccio che stava alla porta di casa. Magari non avrebbe potuto far molto, magari avrebbe potuto condividere oppure anche solo prestare attenzione, ma quello che lui non fa e che fanno invece i cani. E che fa Abramo abbracciandolo e accorgersi di lui. Pensate che forza devastante ha in questi nostri tempi meschini questa parabola. Quando vediamo queste frotte di disperati che siano qui per questioni di guerra o per questioni di miseria, non credo faccia una gran differenza, che sfidano la morte nell'illusione di trovare qui benessere, certamente non trovano una grande accoglienza. Ecco, poi possiamo discutere, possiamo ragionare, e la Chiesa anche lo sta facendo. È evidente che non possiamo accogliere tutti, è evidente che ci sono delle conseguenze sociopolitiche da considerare, ma una cosa non può essere ignorata: che a noi cristiani è chiesta l'attenzione, mai l'indifferenza. Poi magari non abbiamo soluzioni, poi magari non siamo capaci, poi magari non ce la facciamo, ma far finta di niente, no. Non vedere che il ricco muore alla porta, che il povero muore
alla porta di casa, no, Dio se ne accorge, certo, Dio vede, Dio fa grazia, Dio lo salva, ma noi è chiesta questa attenzione, che poi può anche tradursi in un nulla di fatto, potersi dire, non sappiamo cosa fare. Sì, ho dedicato un po' di tempo al volontariato, sì, in casa mia già da tempo sosteniamo quell'ospedale, quell'iniziativa, quell'associazione di volontariato, ma più di così cosa possiamo fare? Ma l'indifferenza no, l'indifferenza è ciò che crea abissi fra le persone. Oh, ve lo dicevo che oggi era un Vangelo un po' così. Un Vangelo che però ci aiuta a capire che poco importa il risultato, poco importa se alla fine riusciamo o meno. L'importante è che il nostro cuore non sprofondi dell'abisso dell'indifferenza. Buona settimana.